L'ho detto al cavaliere Arvedi prima. Con queste parole il segretario del PD Matteo Renzi ha rivelato ieri di aver incontrato privatamente l'industriale dell'acciaio proprio mentre diversi cittadini si lamentavano per non aver potuto incontrare il leader che avevano votato alle primarie. Tra loro un pensionato che, essendo arrivato tardi alla stazione per incontrare Renzi, è poi andato in bicicletta in piazza Marconi al Museo del Violino, dove però non ha potuto entrare. Il segretario nazionale ha infatti tenuto un discorso di 8 minuti al primo piano del museo, riservato però ai politici e ai giornalisti. Primula Bazzani, che ha sostenuto il sindaco Gianluca Galimberti durante la campagna elettorale del 2014, si è vista cancellare un commento critico che aveva pubblicato sulla pagina di Renzi. Definendosi ex elettrice, la cittadina cremonese si rivolge al segretario per dirgli: «In realtà non sei stato in mezzo alla gente come tu scrivi». E aggiunge che un breve incontro con i cittadini sarebbe stato un'ottima scelta, compresa anche dai detrattori. Questa è l'anima profonda della sinistra che non vedo più. L'assessore Andrea Virgilio spiega che Renzi ha avvisato del suo arrivo con solo 3 giorni di anticipo in un viaggio per l'Italia in cui ha diversificato le tappe, visitando in altre realtà, ad esempio, un centro per bambini autistici, mentre a Cremona ha scelto un luogo della cultura e si è intrattenuto pochi minuti con il pubblico alla stazione per un selfie e poco più. Agli amministratori è stata gradita la sorpresa di una possibile statalizzazione dell'Istituto Pareggiato di Musica, che dai tempi dell'amministrazione Bodini costa al comune un contributo annuale di circa 400.000 euro. La legge di bilancio, in fase di preparazione, potrebbe sgravare un costo rilevante per l'amministrazione. Sulla visita di Renzi, Virgilio commenta che sarebbe stato meglio se ci fosse stato più tempo, ma va bene così, l'azione del partito non si esaurisce così. Il comune attende, dopo aver ricevuto 4 milioni e mezzo per le case popolari, un finanziamento di 7 milioni per le periferie. La candidatura di Giorgio Gori al Pirellone prevede comunque un rapporto diretto con i cittadini, con visite nei comuni della provincia.